1 miliardo e 700 milioni di euro per comuni e province. La conferenza Stato-Città ha deciso la ripartizione della seconda tranche prevista dal decreto legge di agosto. In particolare sono 1 miliardo e 220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane. È la seconda parte dopo i circa 500 milioni già erogati nei mesi scorsi, soldi destinati alla spesa sociale e al trasporto scolastico. Oggi un'altra buona notizia, 80 milioni saranno dati ai comuni e circa 28 milioni alle province venete per far fronte alle minori entrate rispetto alle spese che i comuni hanno dovuto sostenere. Un conguaglio 2020 che dà anche un primo viatico positivo per i mesi del 2021. I comuni avevamo detto che non sarebbero stati lasciati soli e così è stato. L'utilizzo dei fondi dipenderà dalla situazione dei singoli comuni, aggiunge Variati, che in base alle loro esigenze finanzieranno gli interventi più necessari. Lo consideriamo un elemento di giustizia, di equilibrio, di lealtà tra i diversi livelli dello Stato, di fiducia e responsabilizzazione dei territori.